Buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati su UESA Twitch. Ho fatto partire la live con qualche minuto d'anticipo perché non capivo se funzionava, ma direi proprio di sì. E senza nessun particolare problema, il gioco nasceva in finestra, quindi l'ho dovuto mettere a full screen e non capivo se creava problemi. Caro Paolo, la risposta alla tua domanda è on screen. Ciao Gabriele, benvenuti ragazzi, benvenuti. E ciao Garu, bella lì ragazzi, ben arrivati. Oggi proviamo, facciamo un test. Non so che cosa aspettarmi da questo gioco che ho comprato su Steam qualche tempo fa, era in saldo. Benché fosse in saldo, non è che l'ho pagato proprio poco, ma devo dire la verità che avevo una grande curiosità, era parecchio tempo che lo puntavo. E quindi sono curioso di vedere com'è. Ciao Gabri, che credo di sapere in realtà com'è. Ciao Fabio, ciao Freddy, ciao De Vale Motival, benvenuti ragazzi. E non ho l'acqua, vabbè, queste saranno ore di resistenza. Non lo so, Gabriele, non lo so, bella Frasuk. Non lo so, io mi aspetto, e sono abbastanza sicuro, devo dire la verità, di trovare un JRPG classico, forse troppo classico, con questa grafica qua che stiamo vedendo, che è molto molto bella. Questo 2D Super Nintendiano, si fa per dire, pimpato 2.5D. Omaggio ai Final Fantasy 6, 5, 4, no? E grazie di rilevanza comparata, grazie mille dei 6 mesi. Sto gioco ha un volume altissimo, non sentirò nessuna delle vostre notifiche. Credo che sia totalmente a turni, eh? Totalmente a turni. Proprio perché è un omaggio di Square Enix ai classici. E da quello che ho capito è stato anche un esperimento commerciale per capire quanto un'impostazione di questo genere possa avere ancora un mercato, e credo che la risposta sia che ce l'ha ancora un mercato, perché il gioco ha venduto molto bene, da quello che ho capito. Questa è la versione Steam, che forse ha un qualche tipo di rifinitura ulteriore, però io ragazzi devo assolutamente prendere l'acqua, quindi ora mi aspetterete un secondo, arrivo subito. Eccomi qua. Quindi direi che possiamo anche iniziare, sono le 15, direi proprio di sì. Non lo so, Cituk, secondo me un feeling di Kangao potrebbe essere mal riposto. Grazie Kershad, grazie mille dei 6 mesi. Diciamo che è il momento di fare nuova partita. Ah, cioè, stilisticamente ci può stare. Beh, un Kangao a cui hanno dato parecchi soldi. Cosa volevo dire? Direi di fare nuova partita. Sappiate che sono completamente blind. Sappiate ovviamente che. Questo è il primo avvio che faccio del gioco. Sappiate che. Non credo faremo una serie di questo gioco. Lo do per praticamente impossibile. Dovesse proprio stupirmi al. Però ci sta a fare una one shot o una two shot per vedere che razza di gioco è. Via, nuova partita. Scegli un personaggio per iniziare la tua avventura. Ora, sapevo che c'erano gli 8 percorsi, non immaginavo fosse così. Allora, questa è una sorta di mappa del mondo. Lo stile grafico è veramente una delizia, un vero omaggio, a un'epoca. Allora, vediamo di andare con ordine. Qui abbiamo la cacciatrice Hanit. Azione, viaggio, provoca, talento, cattura. Ok, non molto vestita, naturalmente. Tipicamente, ma credo che i disegni siano di Amano, cioè del disegnatore storico delle copertine di Final Fantasy.
Il tuo nome, perché ti i medesimi, è Anit, sei una cacciatrice. Mio Dio, ma che volume alto sta musica. Ditemi se volete che abbassi la musica anche per voi. Io ce l'ho altissima. L'ho messa praticamente al minimo. E sei una delle ultime discendenti di un antico clan. È da abbassare un po', aspettate che lo faccio. Lo faccio subito, abbiate pazienza, perché questa è una cosa da fare immediatamente, lo immaginavo. Lo immaginavo. A mano mica digital. discendente di un antico clan, dimori nel cuore della foresta, l'arco, impareggiabile destrezza, il maestro è partito tempo fa per cacciare una belva nota come Red Eye, sii prudente, possono le tue frecce andare a bersaglio. Un anno dalla sua partita, tu l'incontro con un suo vecchio mi desta preoccupazione. Ok, questo difficilmente farò l'arciera nel bosco, non è proprio il mio genere. Qui invece abbiamo un ecclesiasta di nome Ophelia. Beh, solo i disegni, ragazzi, meritano davvero di essere guardati. Wow. Azione viaggio, conduci, talento evoca. Il nome Ophelia, sei un ecclesiasta dalle algide terre glaciali, dove servi l'ordine della sacra fiamma. Tua sorella adottiva, nonché migliore amica, si appresta a intraprendere il pellegrinaggio dell'Accensione, che si svolge ogni 20 anni, e tu, come sempre, le sei accanto. Che la sacra fiamma illumini il tuo cammino. Purtroppo un tragico evento sta per sorprendervi. Ok, vediamo qui. Qui invece abbiamo un sapiente di nome Cyrus. L'azione viaggio è valuta, o valuta, immagino sia valuta. Il talento è studia nemico. Il tuo nome è Cyrus e sei un erudito. Da tempo insegni presso l'Accademia Reale, ma nonostante le numerose giovani ammiratrici, sembri nutrire interesse solo per libri e misteri. Ho ancora parecchio da imparare. Vedete, ognuno ha un suo quote, diciamo. Un giorno tuttavia scopri che un determinato testo è scomparso dagli archivi universitari, e questo desta la tua inarrestabile curiosità. Qui invece abbiamo, solo dal disegno, un personaggio che non selezionerò. Tressa, mercante, azione viaggio, acquista, talento, scova denaro. Il tuo nome è Tressa e sei una mercante, trascorri le giornate rifornendo gli scaffali del negozio di famiglia che poi in realtà dico che non li seleziono, ma se uno vuole finire il gioco li deve fare tutti, ma spesso ti sorprende a indugiare con lo sguardo sull'oceano, come se ti mancasse qualcosa. Cosa si nasconde oltre l'orizzonte, fino a quando un giorno non attracca in porto il misterioso vascello che cambierà per sempre la tua vita? Beh, sono tutti degli incipit che possono essere bellissimi, come no, eh? Qui abbiamo il tank. È un milite di nome Olberic, la sua azione è sfida, il suo talento è potenza e difesa. Il tuo nome è Olberic e sei un guerriero. In passato eri un prode cavaliere, ma un giorno hai perso il tuo re e il tuo regno in seguito a un sanguinoso tradimento. Quindi qua c'è un passato importante. Ora ti guadagni da vivere come guardia del corpo e maestro d'armi in un piccolo villaggio sugli altopiani. A quale scopo impugno la spada? Questa domanda ti ha assillato ogni notte, fin quando un giorno non ti è giunto all'orecchio un nome che credevi perso nel passato e che ti ha convinto a tornare in azione. Come disegno è il meno interessante, rischia di essere un po' piatto, ma come incipit di trama in realtà è molto figo. E sappiamo che il guerrierone è sempre più easy, no? Da giocare. Vediamo invece qui. Primrose, ed è un artista. Di quale arte non c'è dato sapere. Azione viaggio, affascina, talento, evoca. Probabile che sia quella che un buon 60-70% dei player seleziona. Il tuo nome è Primrose, sei una ballerina. Ti esibisci nel quartiere del piacere di Solvelato, dove persino il giorno è cupo come la notte. In realtà sei la nobile erede di quello che un tempo era il prestigioso casato di Azelheart, un lignaggio che tuttavia non svela nessuno. Tra i uomini con il simbolo del corvo, furono loro a strapparmi mio padre, ma otterrai la tua vendetta. E qui abbiamo Alfin, lo speziale. Azione viaggio, indaga, talento distilla. Questo è probabilmente uno dei meno scelti. Il tuo nome è Alfin e sei uno speziale. Oggi distilli pozioni in un piccolo villaggio delle terre di fiume, ma da bambino ti ammalasti gravemente. Al tempo un viaggiatore ti curò senza nulla chiedere. Salverò persone di ogni parte del mondo, proprio come l'uomo che quel giorno salvò me. Sono le tue riserve a lasciare... Sono
solo le tue riserve a lasciare il villaggio ti trattengono, ma anch'esse svaniscono quando un amico ti convince a perseguire i tuoi sogni ovunque essi conducono. Un po' generica questa cosa. Dovrebbe essere una sorta di healer. Il ladro, figo il disegno. Il furfante Therion, l'azione ruba e il talento è scassina. Il tuo nome è Therion e sei un furfante. Il tuo passato è avvolto nel mistero, ma le tue imprese godono di fama sconfinata, al punto che anche solo un'allusione ai tuoi colpi instilla terrore nell'animo dei più facoltosi. Una sorta di Lupin, benvenuti a tutti. Fin quando, mentre attraversi le regioni montane, ti giunge voce di un ineguagliabile bottino. E così la caccia al tesoro ha inizio. Le tue ambizioni ti condurranno infine a una villa, dove gli eventi prenderanno un'inattesa deriva. Ecco, Therion mi ispira parecchio, devo dire la verità. Cercando di guardare più alla trama che al disegno, sennò andrei decisamente con Hanit o con la nostra... dov'era? La nostra Primrose. Però come incipit l'arciera nel bosco, frega abbastanza spinto. Questo mi piaceva anche. Ophelia, l'ecclesiasta che accompagna la sorella al pellegrinaggio dell'ascensione. Ma, beh, why not? Questa sarà una healer, questa probabilmente è una healer. Mentre qui Cyrus è probabilmente il mago, una cosa del genere, l'erudito, sparito il... Non mi interessa tanto, questa Tressa la mercante che vuole scoprire di più, ma ho paura di una caratterizzazione un po' stereotipata che potrebbe venirmi a noia. Lui in realtà è interessante, misterioso, cupo e con lo spaduken. Lei, a dire il vero, perché no, eh? A dire il vero, perché no, la ballerina affascinante. Tra i uomini con il simbolo del corvo furono loro a strapparmi mio padre. Lui è lì, lo speziale. Direi che sono fra Therion, che mi ispira parecchio, Ophelia, no, questo non è... Therion, Ophelia, Olberic... E forse anche Primrose. Cosa vuoi? Facciamo un sondaggio, ragazzi. Dai, vi lascio decidere con chi iniziamo. Allora, Therion, ladro. Ophelia, essere una ecclesiasta. Poi abbiamo Olberic, milite, è il tank della situazione. E poi abbiamo, non votate Primrose solo per il disegno, poi abbiamo Primrose, artista. Boom, beccatevi, sono... I contenuti non rispettano le linee guida. Raga, ma cosa sta succedendo? Tolgo la parola ladro, metto furfante? Era proprio quello. Ok, dovreste avere un sondaggio se non l'avete refresciate. E ce l'avete. Incredibile sta cosa dei contenuti. Vabbè, ok. Grazie mille Iovis, grazie per i 2 mesi, grazie del supporto. C'è il sondaggio. Ho messo Therion, Ophelia, Olberic e Primrose come scelte. Il furfante, l'ecclesiasta, il milite e l'artista. Votate, avete 1 minuto per votare, così insomma vi delego questa decisione, anche perché sono tutte papabili di essere interessanti, anche quelle che ho escluso, naturalmente, magari le scelte migliori erano altre, ora sono andato totalmente a naso. Questa è Ophelia. Questo è Therion. Questa è Primrose e questo è Olberic. Ok, vedrete, forse li vedete anche voi in tempo reale. Io non voto. Ha vinto Therion. Vince Therion il furfante col 39%, seconda Ophelia col 23%, poi Olberic e Primrose entrambi il 19%. Benissimo, benissimo, andiamo allora di furfante. Dov'è il nostro buon Therion? Eccolo qua. Facciamolo. Vuoi iniziare la tua avventura nel ruolo di Therion? Sì. Ho messo il parlato giappo, però, mio Dio. Questo è un problema di volumi, eh? Eh no, qua c'è un problema grossissimo di volumi. Dovrò sistemare, ma non pensavo fosse così sbilanciato. È la
musica è altissima rispetto al parlato, ma è una cosa totalmente sballata. Therion è in una locanda, chiede il solito. Vibrazione per il boccale sulla... Ok. Questi parlano di noi, Chiara, forse, presumo, che ha combinato. Ha alleggerito un mercante appena uscito dall'orafo. Evidentemente il furto alla villa dell'altro giorno non gli è bastato. Ma non capisco quanto soprattutto tutte quelle guardie. Okay. Denaro chiama denaro. Qualità ruba, davvero, sì. Eh beh, molto pixel art, veramente pixel art, eh? Ethereum commenta quanto sia stato facile. Noi non stiamo sentendo un cazzo di quello che lui sta dicendo in giapponese. Appena sto cercando di premere pausa e non posso aprire opzione adesso. Appena abbiamo un momento, vado subito ad alzare. Anzi, è tutto al massimo, visto prima. Vado ad abbassare musica, alzare il volume complessivo della live sottofondo e sistemiamo. Non ha senso idolatrare la maestria altrui. Ah, anche questi stanno studiando un colpo, eh? Mentre si fanno origliare così impunemente. Due soci. Ruberemo al ladro? Ai ladri? Accadde 10 anni fa. Le nostre strade si incrociarono in una lurida prigione. Ricordo perfettamente quell'incontro. Dopotutto fu determinante per la mia carriera. Entra. Chissà se ho controllo. Potresti chiedere per favore. Qui non resterei a lungo con quell'atteggiamento moccioso. Un po' ci pesta, infatti, mazzata nelle gengive. Bellino lo stile, è veramente molto bello, secondo me. E così finimmo in gabbia 10 anni fa. Marmocchio impudente, bla bla bla, mazzata nelle gengive, a posto. Ciao a tutti, intanto, eh. Yo. Caldo benvenuto, non c'è dubbio. E tu chi saresti? Un ladruncolo buono a nulla colto con le mani nel sacco, proprio come te. Soka. Soka. Sembri conciato molto peggio di me. Aspettate, ora me la alzo un po' la musica. Legnate, prigionia. Sbarbatelli. Non una bella combo. Soda. Quanto pare. Sei pronto a fare il bravo bambino e obbedire alle guardie? Tu sei pronto? No. Così nacque l'amicizia, immagino. Per nulla, non ho intenzione di starmene qui a subire il lavaggio del cervello. Guarda, una spilla per aprire la porta. Ti consiglio di usare questa. Guarda, le hanno fatti entrare con tutto il materiale necessario ad uscire. La chiave, dove l'hai presa? Ha borseggiato, ovviamente, il tizio. Esatto. Il fegato non ti manca. Darius, comunque. Therion. Therion. Ciao, dai. Ora siamo soci in affari, tu e io. Da qui il flashback che stiamo vivendo. Avremo le informazioni col contagocce, probabilmente. Che dolci ricordi. Un altro giro. Mi dico la vibrazione di quando metto il coso. A te. Loro sono... gli sprite sono veramente
16 bit. Cioè, mi sembra che possano essere proprio considerati super nintendosi. Il resto, naturalmente, no. Il resto può riecheggiare una PlayStation 1. In realtà, tutto questo gioco potrebbe riecheggiare una PlayStation 1, eh? Però, ovviamente, è tutto citazionale, omaggio a uno stile che all'epoca era quello che potevi permettere. Sei qui per il tesoro dei Ravus? Ti consiglio di rivedere i tuoi piani. Proprio ieri riguardano sbattuto in segreto l'ennesimo cacciatore di fortune. A quanti siamo arrivati? Una ventina, forse più. Il casato di Ravus non accetta di buon grado che qualcuno insidi le sue ricchezze, immagino. Eppure quei poveri ladri sciamano sulla villa come falene intorno al fuoco. Vengono qui spinti dalle voci sull'enorme patrimonio del casato. Secondo alcuni, i Ravus hanno denaro sufficiente a comprare l'intera città. Solo una città e quelle vicine? Non saprei, nessuno ha mai visto il tesoro. Persino quel ladro di cui tutti parlano troverebbe pane per i suoi denti, che siamo noi. È una sfida. È una magnifica storia da taverna. Ascolta, chi fa il mio mestiere da anni riconosce le persone al primo sguardo. Tu sei un ragazzo sveglio pieno di talento, hai una lunga carriera davanti a te. Stai alla larga da quella villa. Grazie per il consiglio. Ovviamente non lo faremo. La prossima volta anch'io avrò una storia da raccontare. Bene, 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 bene. Sì, Final Fantasy VI, ma anche il 5, eh. Pare che Villa Ravus si trovi in vetta alla montagna, dove vivono i più facoltosi in assoluto. Che bello. Usa il radar nell'angolo inferiore. Ci ho messo la faccia sopra, pensavo dovesse andare lì la faccia. Ah, accidenti, vabbè. Ho visto come avevano fatto altri streamer, l'avevano messa in basso a destra. Vabbè. E per controllare la circostante orientale. Il verde. Oh, questo è quello che tutti sognano sempre. Verde, continua la storia. Giallo, storia secondaria. Piuma, salvataggio. Oggetto nascosto. Altro, accedi all'area circostante. Perfetto. Meglio di così non si può. RB per attivare o disattivare il radar. Che quindi. Voi ora non lo vedete. Quindi è fatto così. Io lo attivo e lo dico, perché beh, dovrei mai desiderare di disattivarlo. Ok. Beh, non è un granché come radar, non vi state perdendo nulla. Opzioni, vorrei andare nel viaggio rapido. Raggiungere qualunque città già visitata. Ah. Quindi tra vari personaggi. Vedete, noi abbiamo fatto solo con Therion e siamo a Gran Masso, nelle regioni montane, ma noi sappiamo che in giro per il mondo ci sono anche gli altri Regaz, ma dei quali ora non ci occupiamo. Tutto ciò a me va benissimo. Mi piacerebbe aprire le opzioni. Eccole qua. Mappa del mondo, quella che abbiamo appena visto, il diario. Per ora siamo solo con Therion e non abbiamo nulla, direi. Storie principali e secondarie. Ecco, il cavolo che non abbiamo nulla. L'oste interrompe il viaggio. Darius, i dolci ricordi. Quanto è carino, ragazzi. Inventario. Mi viene ad usare il conferma e il torna indietro di Final Fantasy, essendo un JRPG. Ma in realtà qua siamo all'occidentale. Spada lunga, pugnale, brocchi. Mamma mia. Comunque veramente dolci ricordi, eh? Veramente dolci ricordi, nel senso anche per il videogiocatore. A parte che la musica è bellissima, ma... Maledetti. Equipaggiamento, così siamo messi. Spade, spada lunga, pugnali, pugnale. Ok. Categoria e oggetto relativo. Abbiamo un meraviglioso ottimizza. Quality of life. Bene. L'unica cosa, status, classe primaria furfante. Chissà se si può lavorare su quelle cose lì. 6 punti esperienza per il livello successivo. Impostazioni. Ecco, volevo andare in impostazioni per lavorare sul sonoro.
Allora, alziamo il volume dei dialoghi, abbasso leggermente la musica, alzo gli effetti sonori e i suoni ambientali probabilmente al massimo, perché a me risulta una musica un pochino alta. Il team di Bravely Default e Second sono ispirati alle origini dei Final Fantasy, sì. Bravely Default, infatti ho letto un po' di cose, però alla fine ho rinunciato all'idea di prenderlo in considerazione. Allora, vado un secondo, dovete scusarmi un attimo, vado un secondo su Streamlabs, perché rialzo leggermente la musica. Ditemi se diventa una cosa eccessiva. E in teoria ora dovremmo sentire meglio il parlato, che, come sapete, ho messo in giapponese. Io me lo alzo anche leggermente. Ok, siamo qui. La mappa non sta indicando nessuna delle cose che... Cioè, la mappa è vuota in questo momento, quindi davvero non vi state prendendo nulla. Voglio solo capire se ho la corsa come... No, vai, questa è la sua velocità di default. Va bene, va bene, va bene. Corazzaio. Ma noi siamo ladri, io non voglio comprare. Ah, ok, acquista, vendi equipaggiamento e esci. Quanti soldi ho? Ho 2500 yen. Ah, vedete, vedete, bello, bene, 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 bene. Siamo in epoca moderna. Vedete come vediamo subito l'impatto positivo dell'equipaggiamento eventuale nuovo che potrei comprare. Non c'è la questione del peso. Siamo proprio nella comoda casa del JRPG. Coltello arcano. Sarebbe interessante sapere se fa attacco fisico e attacco elementale. Ok, questo è. Mentre invece questo attacco fisico schivata. Adesso non farò nulla, ovviamente. Cioè, di base io non compro mai niente al primo negozio. Salvo che si parta nudi. Ah, però, scusa, qua mi dicevi tutti. Ah, ma sono scemo io che non andavo fino in fondo. In realtà qua potremmo forse con schivata e precisione. Queste due cose dove noi non abbiamo niente, in realtà potrebbero essere carine. È troppo infantile e scontato. Lo vedremo, lo vedremo, lo vedremo. È possibilissimo, assolutamente. In ogni caso, ripeto, è molto difficile che ci facciamo una serie. Però diamogli una chance, stiamo un po' in compagnia del gioco. Potrei investire questi 500 abbondanti per prendere due bonussini qua. Precisione schivata, che sembrano buoni per un ladro, così a naso. Pimpa, qua ci pimpiamo veramente tanto. Sono tutti bonus, non è che diventi più pesante, più lento, ti impedisce cose, difesa fisica, elementale, schivata, fisica, questo è forte, naturalmente. È vero, anche Breath of the Wild lo è, ed è altrove la sua figaggine. Berretto nero, scudo rinforzato, vedete, questo scudo tondo in realtà ha un suo perché, via del capezzolo, ovviamente. Farò il figo. Non comprerò niente, neppure venderò. Una decisione un po' così, un po' inizio già a risparmiare per acquisti importanti, poi siccome sono ladro, presumo di non dover comprare troppo. Parliamo. Un indigente. Cosa vuoi da me? Ok, quindi proprio JRPG nel senso di dialoghi inutili. Noi non possiamo borseggiare la gente a caso, quindi... Poi questo ladro come si va a configurare? Magari è semplicemente accesso a scrigni o cose del genere. Un altro indigente. Siano poveri o ricchi, gli abitanti del livello intermedio vivono pacificamente. Ma non significa che abbiano una buona opinione gli uni degli altri. Ok. Eravamo regioni montane e grammasso, ma questo era ovvio. Autosave e siamo qui. Abbastanza dritto per dritto senza stare a impazzire. Tu? Donna anziana, la scalinata lungo la rupe conduce al quartiere popolare. Non è un posto tranquillo, sii prudente. Quindi forse avremo da combattere. Là il save, vediamo qua. Tre livelli. Più in alto si sale, più ricchi diventano gli abitanti. Ok, forse fare doppio dialogo serve al giusto. Qui c'è un altro negozio. Qui si salva, facciamolo. Benissimo. Ok. Attendere un lunghissimo salvataggio. Ehi, vorrei parlare teco, ma non posso perché non hai l'icona. Ah, beh, ve la siete presa anche comoda, in realtà. Vediamo qua.
bottega, diretti così. Il nettare curativo, che probabilmente averne qualcuno in più schifo non fa, però... Dose di veleno come una sostanza nociva. Ripristina l'energia. Io ho deciso che ho deciso che questo gioco non è difficile, che quindi non rischio niente a non comprare niente. Konnichiwa. Ok, konnichiwa. Ok, siamo a una linearità e schematicità d'altri tempi, mettiamola così. Là c'è uno scrigno, ad esempio. Qua c'è una locanda, non ci interessa per nottare, immagino per fullarsi. Questa scala con noi è la dimora del casato di Ravus. La sicurezza è strettissima, gli ospiti indesiderati vengono allontanati senza convenevoli. Forse non è il momento... Ah, ma dobbiamo fare un giro interessante per giungere a quello scrigno. Lo faremo. Beh, sentite, dove non ci sono cose non si dialoga. Va bene. Dove non ci sono i balloon. Ho sbagliato. Non si interagisce con queste cose qua. Apri. Pugnale pungente. Se io vado qui... E se vado qui, fisico più 6, più 6, più 26, più 18 volte avvelena? Potevo fare un paragone molto semplice qua. Accidenti. Ottimo. Ottimo. Molto bene. Quindi in realtà andiamo a visitare quella casa per cercare di capire di che cosa si tratta. Se si può entrare. Aspettate che gli angolini, ma... Facciamolo. Scrigno. Siamo proprio negli anni 90, eh? Qua non si interagisce, finisce qua. Ok. Mille yen, chiamiamoli così. Io continuo a non comprare nulla. Saremo i più ricchi del cimitero. Andiamo di qua. Adesso poi penseremo, considerate che venerdì sera faremo la live con Final Fantasy X e vi anticipo che andrò da Sin. Andrò da Sin perché ho provato a fare quella quest della di collezionare le creature per ottenere... ma bisogna collezionare tutte le creature di tutte le aree di gioco prima di poter avere quell'oggetto. Cioè, it's not gonna happen, non prenderò l'ultimo eone. Quindi venerdì vediamo cosa succede ovviamente, ma tenderei ad andare all'assalto. Poi magari sono mazzate nelle gengive. Quindi bisognerà pensare al prossimo gioco giappo, che sia il venerdì dopo, che sia due venerdì dopo, che sia... no, non solo del Monte Gagazet, no? Perché lui non te lo sblocca. Prima ti chiede la piana della bonaccia, poi le pigli tutte, poi ti dice vai a Macadamia o come si chiama, cioè... Pesissimo. Quindi probabilmente facciamo l'assalto finale o quasi finale. Quindi dopo bisognerà pensare al gioco giappo, tendenzialmente JRPG, non obbligatorio, ma tendenzialmente sì, da fare dopo. Quindi iniziamo a pensarci. Intanto ve l'ho buttata lì. Qua andiamo dritto per dritto a Villa Ravus, con un save di quelli belli pleonastici, stile JRPG. Ehi, cutscene, proprio prima di arrivare a quello scrigno che desideravo ardentemente. Lui si nasconde, arrivano le guardie. Non vedevo tante guardie dai tempi della prigione. Ma quei tempi stanno per tornare se continui così, figliuolo. Cambio della guardia. Ehi tu! Hai! Non trascinare i piedi e marcia a testa alta. Quindi il capitano è uno serio. Disciplina, sì signore. Ti paghiamo la fortuna, devi esserne fiero. Però sono veramente in mezzo alle balle queste guardie. Io c'era quello scrigno che mi ero innamorato. Mi sarebbe piaciuto ravanarlo. Ok, se ne stanno andando. Un vero esercito. Che razza di posto è questo? Chiaramente ci sarà qualcosa di molto importante dentro.
Eh sì, ma Dario, dopo la piana della Bonaccia lui ti dice devi andare a Macadamia e devi pigliare tutte le creature lì. Il Monte Gagazet, prima che te lo faccia, campa a cavallo. Sembra un vero esercito. Grazie di posto è questo. Grrr, dicono i cani da guardia. Sono dei Doberman. Cosa intendi fare, Teros? Si chiama Teros, beh. Niente scavalcaggio muro. Quel cavo dovrebbe far scattare l'allarme alla prima mossa fase. Oh, c'è un cavo, ok. Che succede? Qualcuno ci sta a provare? Non ha lasciato visitatori. Sonna. Il mercante vuole assolutamente... Dimostralo. Che sei un mercante. Cosa dovrei dimostrare? Voglio solo proporre alcuni abiti alla signorina. Si possono velocizzare le scritte e ho sbagliato a non farlo. E noi dovremmo crederti sulla parola? Ma figuriamoci. Sono sbagliato, ti consiglio di filare. Ma io... E se ne deve andare? Forse fermo amicizia con lui? Avremo un party? Credo di sì. Mi pare che avremo un party. Ok. Ah, si possono skippare tenendo premuto B. Ovviamente non ci interessa, ma se uno si trova in New Game Plus. Ammesso che ci sia un New Game Plus, non lo so. Non avrei mai pensato che la porta principale potesse essere la migliore via d'accesso. Devo solo procurarmi una prova. Ok, quindi qualcosa per passare. Ora, tra virgolette, si torna indietro. Però ci sta. Però io vorrei andare... Trovo un modo per introdurti nella villa. Va bene, tutto molto... Easy, save, ok. Ma a me ha detto di andare a Macadamia, il tizio dello Zolab. Elmo di ferro per uno. Che potrebbe essere molto utile, anzi lo è senz'altro. Equipment. Come siamo messi a elmo? Abbiamo un cappello di cuoio, che difesa fisica più 29... No, più 3, elementale più 3, difesa fisica 29. Per un elementale più 3 non vale la pena. Andiamo con l'elmo di ferro. Quindi in realtà possiamo equipaggiare un mago come fosse un tank. No, 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 ma se si può fare subito, lo provo a farlo subito. Il discorso del Gagazet. Adesso lo riappiccio in settimana prima della live. Vedo cosa mi dice il tizio se provo a catturare. Ma mi sembra che non catturi. No, perché io sono andato al Gagazet. Ero andato prima al Gagazet... E lui non, cioè, non mi ha riconosciuto nessuna cattura. C'è solo l'albo della piana della Bonaccia, completato il quale mi dice di andare a Macadamia. Adesso dico Macadamia, non so che sono le noci di Macadamia, però insomma quell'altra area lì. Allora, andiamo di qua. Sicuramente qualcosa è cambiato in modo che sia possibile ottenere l'oggetto che ci manca. Dovremmo fare balotta con quel venditore, però è strano che ce l'abbia lui, perché se ce l'avesse dovrebbe essere dentro, no? Il nostro amico mercante. È un affronto, non mi aspettavo il trattamento del casato di Ravus. Ti hanno cacciato. E tu come lo sai, se sei qua? Non lascia entrare nessuno, un magnifico tesoro. A me non interessa il tesoro, voglio solo fare balotta. Non è mia merce, la signorina. La signorina potrebbe essere... Sì, dopo andiamo a velocizzare. Dovrei prendere una prova che testa la mia attività di mercante. Una lettera di presentazione per entrare. Una lettera di cosa? Adesso vedrete, potremmo andare su. Alla sinistra. Sono i mercanti più illustri. Dove si può fare ciò? Farsi un nome in città. Insomma, in realtà quello è lo stage finale, probabilmente. Ok. Bisogna andare in città. La città non ci si poteva andare prima, ora si potrà. Un privilegio per pochi. Abbiamo capito cosa dobbiamo fare. Adesso vado a fare la velocizzazione, che credo che però non velocizzerà le cutscene di per sé. Io ne ho già trovato uno. Da buon ladro ruberò la lettera di qualcun altro. Claro.
Quindi si deve andare. Usa l'azione specifica di ciascun personaggio per superare le difficoltà. Therion è ruba. Con la possibilità di successo. Probabilità di successo. Ecco che si può fare. Molto bene. Trova un mercante fornito di lettere, eccetera, eccetera. Volevo andare velocissimamente in impostazioni. Dov'è che stava? Ecco, velocità normale. Messaggio accelerata. Che cazzo ho fatto? No, ho sbagliato, scusate. Che pollo. Ok. Facciamolo. Non funziona con questi. Peccato. Vediamo se qua qualcosa è cambiato. Qua non è successo assolutamente niente. Guardo solo se per caso qualcosa sia diventato interagibile. Una zeldiana pala, no. Namosene. E proviamo magari a derubare loro. Non... Ah, vedete, vedete, vedete? 100%! Oh! Bello! Achievement, mano lesta, yes. Ah, che figata. Ah, qua sono tutti 100%. Pietra anima del fuoco. Danni da ghiaccio, danni da vento, danni da tenebra. Probabilità 100%, io la do per buona. Ragazzi, che figata fare il ladro. Ok. Molto educativo, ok. Adesso, dopo averli derubati, parliamo loro. Chiaro, chiaro, cosa che avete già detto. Servivate solo per farmi testare il... qualità ruba. Cutscene. Again. Ehi, forse qualcuno no, non ha più qualcosa? Uè. Chi siete? Lui se n'è accorto da eoni. Ti sei accorto di noi? Sei la coppia di prima, quella che gli aveva ispirato il ricordo. Volta. Due ladri dovrebbero muoversi con più discrezione. Primo combattimento, dai! Oh, sei sagace, amico mio! È molto probabile, caro. Avete mai visto il tesoro con i vostri occhi? Attenzione, potrebbe essere una cosa ingannevole. Chi lo sa, lo scopriremo. Guarda le misure di sicurezza. Sentinelle canitrappole. Sorede. Non sono venuti per metterti in guardia, baby. Sodana. È una proposta per te. E io ho una proposta per voi. No. Ho skippato qualcosa. Ho skippato la loro proposta. Oh. Possiamo aiutarci a vicenda. Ascoltaci, no, non avevo skippato. Il mio socio qui è già stato nella villa, ha visto vicino, da vicino le trappole. Beh, oddio. Stava quasi per finire uno di quei marchingegni. Marchingegni non si muove. Non devi raccontarlo a nessuno. Beh, non è che poi abbia detto chi sei. Allora? Che ne dici? Sarebbe complicato da solo, vai. Io. Ma agli occhi di due colori diversi? Qui è verde, girato prima era rosso, mi è sembrato. Ne ho già due, grazie, saranno sufficienti. Temi! Credi di essere troppo in gamba per noi, vero? È che palesemente siete dei generici, vi chiamate ladro e ladro? Non sarete dei companion. Sono un ladro, non una tata. Sei un miserabile frammutto, questo sei! Poi. Madonna, veramente arrogante Therion, mamma mia. Ui. Non puoi andartene così. Urg. Sparite dalla mia vista. No, comunque tutti e due gli occhi verdi, Amiro. Mi ero sbagliato. Non mi senti, amico, rispondi. Dai, facciamo sto primo combattimento. Amico. Ah, i dolci ricordi. Ah, PD.
ladri! Non ci sfuggirete! Ti sbagli? Kyodai. Di qua! Oh. Ci sono! Sagasu! Nostro vecchio amico. Yoshi. È andata meglio del previsto. Omoshiroi. Hai visto l'espressione che avevano stampata in faccia? Non meritavano di meglio. Non saremo due colossi, ma in quanto ad astuzia non temiamo confronti. Puoi dirlo, se uniamo i nostri ingegni, nessuno riuscirà mai a fermarci. Hai dato un'occhiata all'area furtiva? Un buon bottino. Come se è la valigia delle mutande usate del Grande Lebowski. È vero, è vero, è vero. Sono io che non comprando niente dai mercanti ho scelto il pat arrogante. Sì, certo. Sapevamo quello che volevamo e siamo andati a prendercelo. Questo è lo spirito. Nessun tesoro al mondo è fuori dalla nostra portata. Sodana. Mi sembra un po' malinconico. Terio non ti dà mai soddisfazione, proprio. Ragazzi. Se lo dici tu, socio. Diventeremo i migliori ladri che il mondo abbia mai visto. Puoi starne certo. Non è una cosa così nobile. Ah, i dolci ricordi. Posso pestare questi due ragazzi? Ok. Non è, i tempi non sono ancora maturi. Posso giocare? Sì. Darius. Se vedete apparire lì, sono io che sto cercando di muovermi con lo stick. Non è il momento di cedere alla nostalgia. Devo trovare una di quelle lettere. Ok. Ok, però intanto posso rubare. Ma è bellissimo! No, ma è bellissimo. Ma io che volevo comprare roba? No, non volevo, ho fatto bene. No, ma troppo bello! 100%! I pipì di un alleato, addio. Questo non ti serve, baby. Ah! Beh, e te chi sei per non essere derubato, scusami? Ascia di ferro, lancia di ferro, arco composto. Ma stiamo scherzando. Ma ciao! È veramente un, è un mago del furto. E comunque dai, qua abbiamo visitato. Dobbiamo andare ovviamente là a sinistra, come avevamo detto. Altri dialoghi... Sì, dai. Peccato non poter derubare anche gli sprite di sottofondo. Ah, il save ha delle piccole lungaggini, eh. Comunque, frega, andiamo, tu non sei ancora stata derubata, ciò è inaccettabile. Sarà il giorno che finirà malissimo questa cosa, lo sapete. Oliva della vita. Com'è quell'oliva? È buona? È l'oliva della vita. Melagrana energetica. Ok, ma qui abbiamo fatto, sentite, andiamo, che è proprio questa quarta tergiversa. Tu te la sei cavata. Vecchio, non si può proseguire, ma te lo devi levare, dai. Ma passa di fianco al cartello. Ah, forse lo... A bottega, è una bottega, no? Io sono una bottega. Ma dobbiamo andare veramente... Ma che strano. Forse sì, forse... Cioè, considerando le nostre... Forse considerando le nostre capacità, le nostre nuove capacità, dobbiamo prendere in considerazione l'idea di scendere, in realtà. Direi per forza. Qua non c'è più niente da fare, tanto questo è un negozio pure questo, infatti. Per notta. Oddio, far passare un giorno. Tolgono il cartello, però... Da completisti, perché non andare... Si fa per dire... Perché non andare a rubacchiare agli indigenti? Ragazzi, andiamo a rubare agli indigenti. Bene, bene. Continuiamo così. Andiamo a rubare agli indigenti, così che possano veramente vantarsi di esserlo.
ascia da ribelle, arma degna di un ribelle. Ma che figate sono. Ora puoi dire di essere un indigente, prima lo eri soltanto così. Lancia della giustizia, detta così. Anzi, ci starebbe dare un'occhiata. Non credo che non abbiamo tirato fuori niente che ci serva. Infatti niente che... Perché vedete, lui usa spade e pugnali, quindi non c'è nulla di nuovo per noi, eh. Ci servirebbe... Dovremmo togliere anche le mutande a sta gente. Ah, qui abbiamo... ma io me l'ho dimenticato di equipare l'orecchino illuminante. Va bene. Però in realtà... Anche qua c'è gente nuova! Abbiamo fatto benissimo a venire ad esplorare, ragazzi. Questa è la casa iniziale. Comunque voglio darci... non ci siamo mai entrati! Sì, invece quella dell'inizio, sorry. E questi sono dei generici non derubabili, purtroppo. Tanto le interazioni me le dice lui, quindi io non sto a cliccare ovunque. Va bene così. Però abbiamo visto che ci sono due nuovi tizi. Allora, questi non sono degli indigenti. Cutscene. Con rincorsa. Quando avrai passato anni a commerciare come me, i Ravus ti accoglieranno. Avete già capito tutto, il mercante ambiente. Ma io non sono un mercante ambiente. Disse la persona più arrogante mai nata. Per mia fortuna non hai la minima esperienza in quanto umiltà. Ok, facciamolo. Un po' un palo, nei cosiddetti. Ruba la lettera di presentazione. Lui l'abbiamo già derubato, ma penso. Va in giro, già derubato. Il corazzaio. In realtà abbiamo tanti soldi che un tempo non avevamo. Abbiamo anche la possibilità di vendere, ma considerando la prospettiva che abbiamo in realtà di conoscere anche altri tizi, cioè noi abbiamo tutta una serie di armi qua che noi non usiamo. Potremmo venderle. Tipo l'ascia la potrei vendere, l'arco la potrei vendere. Onestamente sì. Cioè tenerle per altri tizi. sì, la lancia della giustizia è rubata, veramente tanta roba. Ma tra l'altro dov'è la lancia della giustizia? Non la posso vendere. Ok. Dai, il pugnale base lo posso vendere. Dai, lancia di ferro. Cioè, io questi li vendo, ragazzi. Sono palesemente... Non serviranno a nessuno. Oh, cacchio, se poi incontro... E se poi incontro ragazzi che vogliono unirsi al party? Peso. Vabbè. Ci siamo presi un rischio. Ruba. Lettera di presentazione. Opla. Cutscene. Porca loca. Ok. Con questa dovrei entrare... Sì, lo so. Mio Dio, c'era bisogno di fare sta sequenza lenta come la merda. Ok. Benissimo. Tu sei già stata derubata. Ok. Perfetto. Andiamo. A farlo. Ah, peccato non poter andare là a sinistra. Evidentemente sarà una fase successiva. Ah. Va bene. Forse un salvotto. Però in teoria abbiamo un salvotto poco prima di entrare. Ah, accidenti, vabbè. Cosa spii? Tanto devi andare lì a fare la bazza. Due guardie all'ingresso, lo sai benissimo. Non devi ingannarla, devi solo fargli vedere che entra in scena il mercante. Posso giocare, per piacere? Posso giocare? Volevo fare un salvotto, Vez. Vabbè. Ah, no. Che voce. Oi. Ah, gira i tacchi. Meglio ricominciare dal principio. Che vuol dire? Ah, no. Un umile mercante. Ma non sei umile, devi dire che sei ambiente. Non farmi ridere. Fagli vedere, please. Nani? Nani?
Dameda. Dovremmo berci le tue fandonie? Bevi questa lettera di presentazione. Se avessimo una foglia per ogni ladro che ci ha appropriato questa storia, saremmo ricchi come il Ravus, come i Ravus. Forse foglia è il nome della valuta allora di questo mondo? Vediamo. Soda. Saremmo un albero, esatto. Ok. Ah. Dai! Oh, la lettera. Una foglia di coca. Ragazzi, dai su. Oi. Ma ragazzi, cioè. Sì. E come non sono convinti? Facciamo il bluff. Oh no, ti prego, no. Mate. Ok, baby. Arigato gozaimasu. Ma è viscidissimo, cattivissimo il nostro personaggio. Ok. Siamo dentro. Sate. E ora comincia la festa. Magari anche la possibilità di giocare. Posso. Bellissima la graf. Cioè, mi piace molto lo stile, veramente bello. Quella finestra potrebbe fare al caso mio, anche perché è ad altezza porta. È proprio una porta finestra. Però io ci sto, eh. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. Salva appena possibile. Guarda, ti giuro che non c'era bisogno che me lo dicessi. Mi state dicendo che ci sono gli incontri casuali. Adesso sarà l'ultima cosa che farò, entrare lì, ovviamente. Spadone! Ci interessa? Più 8, più 2, più 28, più 22. È una gag? Beh, cioè, abbiamo vinto, ragazzi. Ottimo. A te ti derubo. Caramella. Rubare le caramelle a un bambino. E frutto a guscio. Finché vedo 100%. E immagino che quando fallisce ci sia un combat. Mi piacerebbe vedere un combattimento prima di Natale. Allora, qua non si passa dietro all'edificio, eh? Sappiamo dove dobbiamo entrare, ma esploriamo tutto, visto che siamo stati messi in guardia. Ma mio Dio, no! C'è un muro invisibile gigante. No, scusate, devo capire. Ma veramente quello è un muro invisibile? Cioè, è un non si passa così assurdo? Sì, omaggio a Yoko Taro, dei più svergognati. Ma guardate quanta gente! Bellina sta cosa, perché in realtà tu prima di fare quello che devi fare hai sempre tante possibilità. Ruba. E allora, yes! Ruba. Enorme, ma siamo equipaggiatissimi, pieni di prugne, di bazze, cioè bellissimo proprio, non avremo problemi ad andare di corpo. Oh, nettare, ma è una roba allucinante, questo è onnipotente. Io, peccato, non posso derubare i cani, sarebbe stato un tocco di classe notevole. Osso, melagrana, piglio tutto. Letteralmente non so che cosa sto rubando, ma non mi interessa. Lo scopriremo nel momento del bisogno. Qua posso essere esplorativo. Non è un gioco che ti fa esplorare gli angolini più di tanto, eh? Ho derubato tutti. Rubiamo anche qua. Erba del risveglio. Arriviamo veramente carichi di roba. Adesso facciamo il salvotto famoso che c'è stato predicato. Lento, come sappiamo. E possiamo veramente andare dentro. Dovrebbero usarla loro, davvero, l'erba del risveglio. Qua proprio no, eh? No, non c'è neanche un'interazione. Ok. Facciamolo. Proseguiamo. Autosalvataggio, tra l'altro, quindi... Tutta questa ansia di fare il salvataggio. Comunque. Ah, che bellina la lanterna! Non ci avevo fatto caso.
Che carino però, eh? È carino assai, anche se mi sa che è uno di quei JRPG che vanno ad essere JRPG concentrati sui numerini. Primo incontro! Oh, sfrutta le vulnerabilità del nemico per volgere a tuo favore le sorti della battaglia. Attacca il punto debole del nemico, ti dice a cosa è debole. Per ridurne i punti scudo, azzera lo scudo dell'avversario per dominarlo. Therion può usare in battaglia spade, pugnali e magie del fuoco. Seleziona attacco e scegli quale arma usare con il pulsante direzionale. Accedi all'abilità del furfante e il suo incendio per l'incantesimo. Oh, va bene. Che figata! Allora, attacca, come vedete, lui è debole a non si sa ancora che cosa, anche se sembrava ci fosse uno spoiler prima. Usa un'abilità da furfante, abbiamo ruba e incendio. Oggetto. Infiniti, bellissimi, tutti forti. Difendi per ridurre i danni e agire prima nel turno successivo, perché lì in alto abbiamo turno successivo. Ora qua non ci interessa in un uno contro uno, però è simpatico. Poi non è neanche detto, però è simpatica questa cosa. Non sappiamo cosa è debole. C'è una cosa che mi piacerebbe molto fare, considerando che possiamo sempre, esatto, qualità ruba, possiamo sempre uscire e salvare e farmare questo tizio in eterno. Quindi vorrei provare a fare probabilità di successo 5%, però è davvero poco. Allora potrebbe essere un errore. Quindi vado a fare semplicemente un attacco. E becchiamo, ma c'era stato spoilerato, la sua debolezza. Viene ridotta la sua difesa, le stelline stile Street Fighter. RB per attivare la modella potenza. Utilizzerai un punto potenza, i PP famosi, a ogni turno. Puoi spendere un massimo di 3 per coprire la persona 3 livelli di potenziamento. Usando materia non riceverai il turno successivo. Paradossalmente, là in alto vediamo potenza e ci sono due pallini. Paradossalmente, vediamo innanzitutto se è più facile rubare, giusto? 20% già è qualcosa e potrebbe essere una bella opzione. Oppure potremmo insistere sulla sua debolezza senza usare la potenza per vedere se ce la pimpa ancora di più. Lo farò, perché voglio capire questa meccanica. Sì, abbiamo tre pallini su 5. Abbiamo subito dei danni, però attenzione che far troppo i fighi. Vediamo se è cambiata questa percentuale. 43%! Ragazzi, sto capendo. Però non mi deve morire, eh. Io come faccio a sapere quando schiatta? Non ho i suoi punti vita da nessuna parte? Really? Non mi devi morire adesso, vecchio. Non morire! Ok, siamo in super dominio. Forse abbiamo anche mangiato un turno. Abbiamo un 61%, è palese che dobbiamo fare un altro attacco, però io non voglio che lui schiatti. Forse non schiatta mai. Non li vedo i punti vita suoi, io vedo solo i miei. Dove sono? Non vedo i suoi punti vita. I suoi del nemico. Porca loca. Ditemi dove sono, se lo sapete. I miei non c'è problema. Rischio! Non morire! Ma forse non muore mai. Non ha più le stelline, quindi non è più rimba, però io in teoria ora posso rubare con l'84%! Pietra anima del fuoco! Vabbè, abbiamo capito che possiamo anche starcene tranquilli, anche perché ora... Che cosa è successo? Non ho guardato. Comunque sia, usiamo la potenza, siamo a 5 su 5. Sbabim! Attacco un nemico due volte con la... Vabbè. Ah, mani vuote non ha nulla, ok. In realtà è con potenza che noi dovevamo rubare. Ok, sto capendo. Lo attacchiamo. Non muore mai, se inizio. Ah, ok. Iniziamo a preoccuparmi, Punti esperienza 3. Ok, però è divertente, cazzarola. Ah! E quindi qua ci sono gli incontri casuali, quindi dobbiamo stare molto cagati. Dovremmo anche curarci un bel giorno. 4.000 abbiamo di shardi. Vediamo un secondo. Mettere curativo, ripristina i PV. Ne ho 4. Facciamo gli imprudenti. Voglio fare l'imprudente, mi sento figo. Andrà malissimo? No, ma qua c'è un save, allora cazzo me ne vai. Facciamo il salvotto e vediamo se il salvotto cura come in Final Fantasy X oppure no. Non cura. Beh, questo è più interessante, Il colore del suo nome è bianco, molta vita, giallo metà, rosso quasi morto, grazie Red Shalby. Bene, bene, bene. Più difficilotto e strategico il fatto che non ci
curino i save. Guarda che bello il riflesso. Si può salire, si può cazzeggiare. Cazzeggiare funziona, anche perché devo capire. Allora, sappiamo a che cosa è debole perché facciamo esperienza affrontandolo, e quindi senza tanto perdere tempo, in realtà ora lo attacchiamo e basta. 48. E guadagniamo un turno perché è la sua debolezza. Se io ora insisto... diventa azzurro lui nella scritta là in alto, turno successivo. Forse questo implica direttamente che guadagneremo un turno? O forse semplicemente lui è il bersaglio? Tocca a lui, ci fa 27 danni, che non sono pochi. Se il save point non cura, non siamo così fighi. Attenzione a questa cosa. Oso. Ok, gli abbiamo spezzato il turno, esattamente quello che speravo. Oso. Oso subito. Per vedere se riusciamo ad ammazzarlo più in fretta di quello che pensavo. La risposta è no. 24 danni così. E abbiamo usato un solo pallino potenza. Devo rubare. Pietranima del fuoco, sempre quella. E questo ci costa un attacco subito. 26 danni. Si è messo male. Devo farlo. Morto. Quanti danni? Lo Spadooken ce l'abbiamo equipato, no? L'abbiamo equipato. Ah, no, perché lui è debole al pugnale. Allora per quello lo sto usando. Comunque abbiamo livellato. Vediamo che cosa succede a livellare. Magari ci curiamo. Oggetti ottenuti. Una mazza. Comunque incontri casuali, ragazzi. Cioè, carino all'inizio, ma alla lunga. In ogni caso siamo pimpati perché abbiamo livellato, esattamente. Comunque il nostro pugnale è pungente, non è mica l'ultimo degli stronzi, a volte avvelena il bersaglio. Salvotto e poi devo essere esplorativo più in fretta. Abbiamo un sacco di queste cose del fuoco, potremmo anche usarlo il fuoco, della verità. Comunque, sto ancora al piano terra, chiaramente salire è una figata. Qua c'è un sacco di roba, innanzitutto uno scrigno, eccoci. Va bene. Ricordiamoci che potrei anche sparargli incendio. Ma incendio? Io consumo l'oggetto. Voglio provare. Non è debole all'incendio, quindi non è la cosa più intelligente che io possa fare in questa situazione. Ma se provassi lo Spadooken, magari, giustamente avete ragione, magari è debole anche lo è debole pure quello e fa molti più danni. Ok, buono a sapersi. Era meglio saperlo prima. Vado subito così per fare un doppio attacco con lo Spadooken. Vabbè, ciao! Onestissimo. Questo però mi farà male. Lo rifaccio perché ho ancora pallini. Ma pallini che è eredito dai combattimenti precedenti? In tal caso non vanno sprecati con sto pollo. Ha giocato Python. Ok, non siamo lontanissimi dal livellaggio, però dobbiamo stare molto attenti. Tra l'altro non ho rubato. Ah, lassù c'è roba, lassù c'è un bellissimo scrigno viola. Prugnola spirituale, noi siamo a 218. Io voglio continuare a credere che riuscirò a curarmi con i livellaggi, almeno qui. Ho dovuto esplorare. Queste cose ti fanno pensare che possa esserci qualcosa di nascosto, e ci ho solo perso tempo, lo sapevo. Dobbiamo salire, andare tutto a sinistra e prendere lo scrigno viola. E questa è una lanterna, che non è proprio la cosa che mi aspettavo più di ogni altra, una sorta di lanterna, di incontrare. Beh, sentite, lo spadone è l'arma più forte che abbiamo, di default ci provo. Ed è debole, quindi questa ci è andata di lussissimo. Molto bene, ora vediamo quanto male ci fa. Granata glaciale 50. Cazzarola. Però se lui fa glaciale, dai. Vuoi dire che non è il suo? Sì che è debole al fuoco. Però poi i danni sono quelli, non è che... Vabbè, comunque abbiamo imparato una cosa. Adesso quasi quasi oso. Oso. Mi sono esposto. 20. Adesso faccio così e faccio prima di tutto incendio. Bam! Però vorrei anche rubare. Ho un'altra possibilità? Sì.
97. Pietranima del ghiaccio, ci sa perché non l'avevamo. Ai, ora le botte vere. Adesso bisogna bisogna che questo combattimento finisca con una nostra vittoria molto in fretta. Vai di spada. 45 più 69, meglio la spada. Sì, in questo caso, ok. Siamo vicini a curarci. Figo. Siamo vicini a curarci livellando, ed è quello che voglio fare. Però se riesco a insteccare un salvotto, esatto, perfetto. Mi espongo a questo rischio per risparmiare cure. E adesso andiamo tutto a sinistra. Già che abbiamo visto, poi faremo tutto. Ovviamente l'esplorazione deve essere completa. Molto bella l'ambientazione. Allora, lei la conosciamo, sappiamo che deve solo essere pestata, però pesta anche lei a sua volta molto forte. Cosa? Ho sbagliato arma! Ah, che errore! Non mi ha lasciato, e credo che sia un'opzione, tra l'altro. Non mi ha lasciato l'arma precedentemente usata. Che stupido. Stiamo rischiando. Ma io voglio rischiare. Un altro attacco lo possiamo reggere. Sbabim! Al pelo. Cazzo. Non morirà al prossimo attacco, io rischio di morire. Vabbè, rischiamo, dai, abbiamo salvato. Dai, buttalo giù. No, morti. Guadagnato turno, botta di culo, incredibile, fatta. È andata benissimo. Al pelo. Sì, la grafica è davvero molto bella. Abbiamo livellato, ci siamo curati. È che sapere che c'è la meccanica degli incontri casuali, ripeto. Carino all'inizio, ma... non, cioè, difficile che non si finisca odiandola. Era solo per soldi che siamo arrivati qua. Va bene. Beh, abbiamo 5.000 comunque foglie, ammesso che sia il nome della valuta. Siamo grossi, però oggetti fighi adesso non li abbiamo ottenuti. Andiamo di qua. Cosa c'è in questa stanza? Autosave. Ah, la mappa. Io sono scemo. Com'è che si teneva la mappa a schermo? Scusate. A destra c'è il verde. Che significa? Oh. Beh, questo è l'unico ambiente a cui si accede, no? Va bene. Allora, lui è debole a tutte quelle cose lì. Noi andiamo con la più cattiva. Non posso giocare solo io d'altra parte. Facciamo molti più danni. Forse va giù, esatto. Non siamo lontanissimi dal prossimo livello. Qua non c'è nulla. Allora, qua c'è una stanzetta. Non la skippo allora ci entro. Fine a se stessa, va bene. Faccio un cazzo. Ben. Ah, casuale prima di entrare, pazzesco, ok. Subito dominato. È il momento di farlo. Ora lui ci colpisce. Io vado normale. Dominato. Ed è di nuovo, secondo me, il momento di fare questo. E muore, va bene. Perfetto così. Devo capire una cosa dalla mappa. Completo del vento. Potrebbe interessarci tantissimo. Ciao. Fisica più 4, elementale più 4, più 5. Andiamo a 24, 26 e velocità 22. Beh, questo sì che è un pimp. Porca loca, se siamo più forti di prima. Molto bene. Quindi questa esplorazione di questo livello in realtà è fatta. Mi state dicendo questo? Beh, grosso modo sì. Possiamo semplicemente salire adesso. Questo è nuovo. Questo è un nemico nuovo. E non è debole lo spadone. Vediamo cosa riesco a fare con il pugnale. Niente di buono. Magari è debole al fuoco. Dominio. Ok, il fuoco è il suo. Facciamolo. Ci starebbe anche il ruba.
Un 40% neanche per il momento. Doppio fuoco. Ah no, cioè fuoco pimpato. Lo stiamo ancora tenendo in pugno, ci ha avvelenati. Siamo molto vicini a livellare, quindi potrei osare. 58% accidenti. Non può essere troppo grosso. Cazzo. Cazzo, 48! Oh, davvero? Senza una cura per il veleno siamo messi molto male. Deve finire. 125 questa sigla. Chissà se rimaniamo avvelenati fuori dal combattimento. Livelliamo. Passaggio di livello, presumo che anche qualunque status. Comunque mazzate vere. Mazzate assolutamente vere. Siamo a 314, siamo molto più grossi di prima. Ma con grande necessità di andare a salvare, credo. Ah, accidenti, non posso permettermelo, devo salire di qua. Beh, d'altra parte sono gli autosave. Ci sono gli autosave. Basta attraversare una porta. Che succede di qua? Ma allora non sono assolutamente certo di stare esplorando tutto come vorrei. Scrigni? Non ne vedo. PD. Cazzo, questo è grosso allora. Sì, lo è. Dominio. D'altra parte non posso pensare. Lui è veleno. Vediamo. 135. Tocca a lui. Speriamo che non c'ha. Ah, vuoto! Ottimo! Allora insisto con la stessa formula. Dominio. E possibilità di farlo potenziato. Sto molto basso di pallette, però anche devo fare. 133, morto. Molto bene, molto bene, molto bene. Lo gestiamo, lo gestiamo. Benvenuti ragazzi, benvenuto Aztec. Si perdono alla fine di ogni battaglia, grazie Duman. Ah, è vero che puoi usare più di uno, tra l'altro me l'ha detto prima. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora siamo molto più fighi di quello che pensassi. Thank you very much. Thank you very much. Il gioco è molto godibile dal mio punto di vista. Però sono molto prudente nell'elogiare un gioco con meccaniche così vecchie. E che per ora, da un punto di vista della trama, è una gag. Quanto è grande quest'area, ragazzi? Beh, è arrivato il momento di provare un po' quelle cose. Allora, achievement, recluta. Ok. Lui è debole allo spadone. Partiamo con un dominio. Ho due pallette. Doppia! Esatto, esatto, esatto. Ok, ho capito. Ok, beh, siamo fighissimi. Siamo in realtà fighissimi. Sbam! A vuoto. Ciao. Ciao, abbiamo detto spaduca. Ma è anche fuoco, in realtà. Dominio. Andiamo così che già dovrebbe bastare. Esatto, perfetto, perfetto. Grazie Mastro Dome. Grazie dei 4 mesi. Ora puoi apprendere nuove abilità. Seleziona abilità, quindi apprendi abilità. Puoi ottenere nuove abilità. Ottimo. Bonus e bonus, ok. Bene, 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 bene. Eh sì, è molto JRPG, droga. Allora, abilità. Apprendi abilità. Usa i PC ottenuti in battaglia per apprendere nuove abilità. Puoi usare abilità che preferisci. L'apprendimento di richiederà un numero sempre maggiore di PC. Quindi sei tu che le gradui. Ok, chiaro, 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 chiaro. In quanto furfanti, noi abbiamo già ruba e incendio. Ladro di punti vita. Sfera 2 pugnalate a un nemico, la metà dei danni inflitti viene convertita. Questo è bello, 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 bello. Bello assai. Vincolo vampiro. Riduce l'attacco fisico di un nemico per 2 turni. Ok. Riduce la difesa fisica per 2 turni, ma non sono mica schifezze, anzi. Sfera 2 pugnalate, il 5% di danni inflitti viene convertito in PA. I PA?
non mi ricordo assolutamente cosa siano i PIA. Ah, il mana. C'è il mana, tra l'altro. Non l'avevo assolutamente visto. Ah, ok. Abilità di supporto. Lui per ora mi sta facendo accedere soltanto a queste abilità. Ah, prendi 4 abilità. Ok. Beh, ladro di PV è veramente molto bello. Costo PC e noi ne abbiamo 33. Ok. Vai bene, mi piaci. Anche perché è anche attacco. Questo mi piace molto. È un 2x1, insomma. Beh, dai, buono, buono, buono. Ah, ne consumo 7 e non ci ho neanche guardato. Che pollo. Ok, 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 ok. Ora possiamo rubare letteralmente tutto, invece. Noi siamo bassi di PA, lo sto capendo adesso, quindi attenzione a pensare che le magie, come sempre, come ovvio, siano gratis, non lo sono per nulla, quindi ero molto più imprudente di quello che pensassi. Quante cose, quante belle cose. Nocere invigorente. Mi viene quasi da dire che sicuramente abbiamo una cura per i PA, ci penseremo, quasi quasi ci penso. Tipo la prugna, esatto, la prugna spirituale, il nettare curativo, se siamo capiti. Quasi qua, la prugnola, quasi qua. Cosa fa l'oliva? Ah, è la coda di fece. I pipi. PV, IPA, e i pipi sono le palle. Cioè, se siamo capiti. Noce nutriente, IPV, ma... Immagino per un tempo limitato. Se noce nutriente mi dà PV massimi, cioè è un pimp. Mancano i PD, è vero, ma i PD in realtà vengono dal cuore del giocatore. Noce nutriente la teniamo lì, ma potrebbe essere una cosa fighissima. Prugnola spirituale. Oso ancora stare. Comunque, per ora questa esplorazione di questo piano è fine a se stessa, forse no, si scende. Avrei preferito perché ci avrebbe semplificato un po' con la vita. Ecco, ho fatto male a osare. No, lui è quello delle spade. Perfetto, perfetto. Lui è il nostro nemico preferito. Ora lo dominiamo, tutto come previsto. Dopodiché, vedete l'abilità del furfanto, ora abbiamo anche questa. E non siamo feriti, non la useremo, ma per dire. Oggetto di difesa. Ricordiamoci sempre il difendi, Facciamo così. Ah, ci ho sperato! Ah, ci ho sperato, sciocco! Vabbè, 10 oramai ci fa. Ora lo dominiamo. E abbiamo vinto la merda. Ok, ok, ok. Siamo tra l'altro molto vicini alla cura gratis, che credo sia anche per i punti, per i mana, insomma. Quindi va bene. La cura gratis del passaggio di livello, intendo. Qui c'è gente, ma io voglio essere sicuro di esplorare tutto. Boh, speriamo. Ah, vabbè. Beh, innanzitutto... Non posso rubare! È un vendor! Ah, di fianco al save point, in realtà... Noce aumenta permanentemente! Di cosa stiamo parlando? Subito. Subito noce nutriente per noi. Quindi oggetto di grandissimo... Ah, perché in teoria io la potrei tenere, potrei anche dire la do quando avrò altri membri del party, eccetera. Però Therion è Therion, dai, voglio non darla. Boom! Tra l'altro... Enorme pimp. Mio Dio, stiamo diventando enormi. Comunque abbiamo fatto il... save. Quindi cosa c'è? Questa palletta che sembra molto importante. Ehi! Ok, questo lo gestiamo come sappiamo. Dominato. Avrei quasi la tentazione, ma non serve mica. Comunque purtroppo non muore adesso. Di lui un attacco ce lo riesce a fare, non si scappa. Ah, vabbè. Va bene. Ci pimperemo. 18 su 20, perfetto, non ci siamo ancora curati con il passaggio di livello, il che ci va benissimo. Cosa sei tu? Cutscene, oh cutscene. Allora non abbiamo finito di esplorare come avrei voluto. Sarebbe questo quindi il magnifico tesoro di cui tutti... Ma no, ma come? È già finito? No, volevo esplorare. Quasi quasi ricarico. No, non abbiamo finito assolutamente di esplorare. Porca loca. Ah, PD. Porca loca. E chi è questo? Da solo derubo.
La tua incompetenza mi lascia esterrefatto. Come ti permetti, Mats? E tu chi diavolo saresti? Ok, questa frase, ragazzi. Ah, puoi esplorare anche dopo la boss fight, quindi è una boss fight, a posto. Comunque la frase non accade spesso che qualcuno riesca a sorprendermi o alle spalle o cose del genere, è classico. Il cuore della magione. Per avere un nemico degno. La collaborazione dell'host della taverna. Trovare ladri promettenti. Ma come fin dall'inizio allora? Ingannate i poveri ladri. Ingannate i ladri. Facciamo appello alla loro. In realtà fanno una pulizia incredibile di criminali. Vabbè, non dovremmo dirlo noi nei panni di Therion. Certo. Tesoro. Ma poi sei arrivato tu. Non posso che essere lieto della tua scarsa sagacia. Combattere ladri. Non ho motivo di spiegartelo. Il mio nome è Heathcote. Un maggiordomo al servizio del casato di Ravus. Quindi mi sarei lasciato sorprendere da un comune maggiordomo. La tua identità non ha importanza comunque, perché presto sarò fuori da qui. Con permesso. Mi dispiace deluderti, ma temo che dovrai restare. Daimo. Ah, pesissimo. E noi siamo belli feriti, con pochi PA. Perfetti per fare questo combattimento in grande stile. Proviamo a buttare giù prima l'amico. Ma credo che questo sarà così. Indebolito, ma non me l'ha fatto dominare. Ma le mazzate! E basta! Ma ho preso troppe mazzate perché sia vero tutto questo. Dovrò andare ai consumabili, mi sa. Adesso vorrei... volevo provare... Rischio. Lo faccio apposta. Dominato. Ah, quindi indebolito, poi dominato. Ok, quindi per un po' più grosso degli stronzi soliti. Non so quanto possa essere forte. Non ne ho la più pallida idea. Però devo fare così. Achievement, potere estremo. E non è bastato, PD. Speravo. E si pimpa. Meno male che un attacco va a vuoto. Si è pimpato la difesa e l'attacco, credo. Ah, maledizione. Costa 6, Dai, ottimo! Beh, dai, buono. 3 costato. Non useremo magie. Magari lui era debole al fuoco. Va così. Io sto puntando al suo companion per... Ma bene! Però... doppia lancia. Uno va a vuoto, molto bene. Siamo in ballo e balliamo. Questi si pimpano, maledizione. Quanto è figa sta cosa. Dai, adesso vai giù. E muori. No, grossi veramente. Porca loca, 39 danni. Accidenti. Accidenti. Tra un po' dobbiamo iniziare veramente... dobbiamo pensare alla prugnola. Devo farmi una prugnola prima di tutto. E poi dovrò fare tante altre cose.
21, tra cui curarmi. Spazzata, 19, vabbè. Siamo in ballo? Sì. Ci vuole un passaggio dagli oggetti, siamo arrivati messi così. Molto bene, ora si ricomincia. Con un po' di mazzate sulle gengive, ma si ricomincia. Ma morirai un giorno! Il vero boss è l'amico, ma io sto tra l'altro ignorando completamente il capo. Fatto tutto questo per poter fare di nuovo questo. Dai. Yes! Morto e siamo in ballo. Ora tocca a te, maggiordomo di sta ceppa. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Tentare un incendio? Partiamo con lo spadukken, che è la nostra arma migliore. Forse debole a questo. Bene, il solletico. Ora farò la cosa più sbagliata del mondo, cioè tenterò questo. Indebolito. Quindi in realtà il pugnale non è una cazzata. Ricordiamoci che il nostro pugnale avvelena. E queste sono pugnalate. Proviamo. Indebolito, infatti. Continua. È bellissimo. Questa è proprio la sua magia perfetta. Altro che fare le palle di fuoco. Aia. Spabim. Ho rubato troppi PV per quello che era il mio bisogno. Spabim. Stiamo riempiendo di mazzate. Scusate la didascalia. Indebolito. Aspettiamo di dominarlo. E non è possibile, no! Allora ho sbagliato completamente a concentrarmi. Ruba al boss, sempre un bellissimo consiglio. Ho sbagliato 52% magari dopo. Ho sbagliato completamente a concentrarmi sugli amici e gli aiutanti perché vengono respawnati. Vai tu a immaginarlo. Allucinante errore. Ah, l'abbiamo... Ah, si è fatto una baza per schivare, ma l'abbiamo avvelenato, eh. Sensi acuti, fantastico. Ora diventa abbastanza amara la situazione. 57%, ci provo. Melagrana energetica, vabbè, dai. Chissà cosa mi immaginavo. Attacco accecante, aia. Accidenti. È finito il veleno, è durato pochissimo, dura poco il veleno. Vabbè, se no sarebbe troppo sgravo. Ok, proviamo questo. Dominio, questo volevo. Lo faccio. Sbam! Yes. Ok, siamo in ballissimo. Dobbiamo rifare su pallette. Accetto le mazzate. Lui saltella leggiadro in punta di piedi, ma non è un problema. Anche se probabilmente schiverà, eh. Sensi acuti, vabbè. È indebolito, beccatelo lo stesso. Ok. Dominio. Ah, il companion, pensavo. Ero sinceramente dell'idea che morisse assieme al capo. Non ho rubato nulla. Beh, si sta a sbagliare ogni tanto. Ora lo sottovaluto e mi riempie di mazzate. Anche lui è debole a questo. Ah sì. Ah no, è lo spadone. Che cretino, è lo spadone. Lui è debole allo... Ah, ma è un generico. No, non così generico, ma debole allo spadone. Aia. Vabbè, io faccio pallette e mosso cazzi tuoi. Sbabim. Sono soddisfazione. Oh, sarai morto. Yes. Yes, livellati, quindi super cura, yes! Venuta bene, venuta pieni di soldi, pieni di oggetti. Mio Dio, enormi. Vorrei però vederlo morire. Ah, scena alla Gaemon, ok? E così sei in gamba anche in battaglia. E come ci sarei arrivato qui se non in gamba in battaglia, che è pieno di guardie, vabbè. Mada.
Che razza di... Hai imparato a combattere al corso per maggiordomi? Per maggiordomi? Questo vuole rivendicare la nobiltà della professione maggiordomo, giustamente. Qua c'è un errore di traduzione, non mi sembra che tu abbia vinto. Ethcoat. Ethocoat. Nani? Grazie Marg, grazie del supporto. Speriamo, speriamo davvero. Attenzione, non era un errore di traduzione, ma una sottile allusione alla tua vittoria. Che cosa cazzo? Sono udeva. Una fascia. Grazie, Sleep Clinics, grazie del supporto. Una fascia. Il marchio del galeotto, il bracciale del gonzo, come lo definiscono alcuni. La prova inconfutabile di un errore umiliante. È un oggetto maledetto di quelli che non possono essere tolti. Se non con bazze incredibili. Il bracciale di Simon, esatto. Il bracciale del gonzo è perfetto. Toglimelo subito. Purtroppo non posso. L'ho serrato al tuo braccio per un motivo preciso. Chiunque lo veda saprà del tuo fallimento di oggi. Ma è fallimento, ma ha vinto. Cioè, scusami, però fallimento. Quindi. Anata no hokori ga yurusanai hazu desu. Immagino che il tuo orgoglio ti impedisca di mostrare un giorno sulla. E proprio qui possiamo iniziare a contrattare. Ma non l'abbiamo ucciso, Letizia, il contrattare. Attenzione. Lei è penetrato in casa mia senza autorizzazione, ma posso ancora soprassedere sui suoi crimini. Dareda. Magnifico, abbiamo compagnia. Spererei anche in un artwork. Scusate. Mi perdoni se non mi sono fatta annunciare. Mi chiamo Cordelia Ravus e sono la signora del casato. Complimenti ai vostri arredatori di interni. Hanno gusto in quanto a trappole. Zero trappole incontrate. Urge remake. Ormai ragazzi bastano dat pixel. Bastano pochi pixel davvero. Mi permetta di spiegarle. Il tesoro che lei ambiva a sottrarmi è composto da cimeli di famiglia noti come dragoniti. Ma ne abbiamo già? Ma non mi dica. Ah, serve la palla lì, scusa, diciamola come va detta. La sfera lì, vedete che sono quattro tavole e una sola sfera. Un tempo erano di più, e soltanto se le andrai a prendere tutte ti toglieremo la fascia. Se siamo capiti, era un reclutamento, come per gli hacker. La stessa cosa. Lo zaffiro, magari sono anche legate agli elementi. La stronzaggine di Therion. Claro. Quattro cristalli dragoniti. Già innamorati, già amore fra questi due personaggi. Chiederà un ladro di catturarne un altro. Chi finisce in trappola pianga se stesso, che è causa del suo. È un vecchio adagio dei criminali, giusto? Grazie, Ethcoat. Se rifiuterai. Non intendo rifiutare. L'orgoglio è troppo forte in lui. E così partiremo.
alla ricerca delle quattro. Delle quattro dragonite. Dragoniti. Oh, yeah. Ma io vorrei finire di ravanare. Sei tornato. E poi. Una storia da raccontare, come promesso, in cambio di un bicchiere magari. Adesso ci pensiamo noi a ravanare. Mi spiace, non commercio in chiacchiere. Oh, allora, pezzo, che razza di bartender sei. La Villa Rabus, un enorme peso per un tale Edcott, tu lo conosci? Era un ladro, figurati. Quello che ti aspettavi. Ho trovato persone più, una sete terribile, due bicchieri. Ok, ho veramente temuto. Esci dalla città in direzione nord. Va benissimo, ovviamente non è quello che faremo. Tu sei già stata l'indigente, è stata portata a un livello di indigenza ancora più basso. Anche qui uno dei creatori di indigenza. Lì c'è il save. Ma andrei, se non ci sono nuovi NPC in giro, andrei direttamente ad affacciarmi. Perché col cavolo che vado avanti. Scusate, ma non è mia intenzione proseguire mai. Vorrei invece fare un save. Posso finalmente salvare qui? Grazie. Ok. La musica è molto bella, eh? Sì, molto bella, davvero. No, ma questo gioco ha tutte le cose al posto giusto, se non fosse che è palesemente uber semplificato, quasi pretestuoso l'aspetto di trama. Però vabbè. Che dire, qua abbiamo già derubato tutti, l'unica cosa che ci interessa nella vita è adesso col cavolo che me ne vado dal palazzo senza averlo veramente ripulito. Ma stiamo scherziamo. Allora, noi non siamo sicuramente saliti lì, ma a dire la verità io voglio rifare il giro di prima tutto. In teoria noi siamo dei loro adesso, ma ci attaccano lo stesso. Ho colto il nemico di sorpresa, figata. Avrei sperato di farlo fuori, accidenti. Invece una tra l'altro 19 danni, veri. Ok. Un colpetto ancora ce lo danno. D'altra parte è un gioco che non vuole apportare novità, a partire dallo stile, no? Noi qua non eravamo mai entrati, ma non c'è assolutamente niente, però un grosso errore. Però diciamo che l'argomentazione è evoluta, sapete quando una cosa fa schifo? Ma è evoluta, non l'abbiamo mai accettata, non l'accetto di sicuro adesso, quindi... Deve comunque apportare godimento a me che ci gioco. Allora, vediamo cosa succede adesso. Dominato. Niente. Un attacco lo dobbiamo comunque subire. Non siamo ancora a livello giusto. Questo fa anche male. Perfect. È stato stupido, non mi ricordavo se avevamo... non me lo ricordavo, mea culpa. Dobbiamo salire. Rifacciamo tutto quello che abbiamo fatto prima, perché sono abbastanza sicuro che non abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Doppio! Quindi in realtà si combatte. Chissà se questo... Poi tra l'altro potrei rubare, cosa che non sto mai facendo. No, è comunque a singolo bersaglio. Ho sbagliato pulsante, maledetto Final Fantasy. Qua prendiamo le botte. Aia. Decido di tenerli entrambi in vita. Questo ora dovrebbe morire, esatto. Niente, le botte arrivano. Bene, siamo vicini alla cura gratis del passaggio di livello. Ancora riusciamo a giocarcela così. Il difetto più grosso del gioco finora sono
alcune ineliminabili, non skippabili lungaggini nel momento delle cutscene, e credo che siamo sul punto di dire che un altro grosso difetto sono gli incontri casuali. Non riesco a buttarlo giù ovviamente. Poi li vediamo. Ma a rubare questi tizi ci davano il coso del ghiaccio. Vabbè, oddio, che non che sia male, ma il consumabile che fa la magia ghiaccio. Ok, qua sopra avevamo fatto. Lì sotto c'è quella. In realtà probabilmente sono venuto. Ah, ci picchia. Vabbè, non importa. Questo è proprio mono fuoco. Ma questo è antipatico. Oppure sbagliato. Va. Quindi se io carico così e faccio incendio, mi costa comunque 7. Esatto, proprio pompato. Questo è notevole. Cioè, le magie caricate sono veramente grosse. Ti viene voglia di usare il pulsante leva gli incontri casuali di Final Fantasy X, ma it's not gonna happen. Farò comunque il save. Sta cosa di non potersi aggirare come si vuole è pesante. Chissà se qua c'è un'interazione. Nemico debolissimo così. Niente. Facciamo un furto. Accidenti. Ok, grazie Datolo, 2 anni, thank you very much, grazie mille del supporto davvero. Sì. Ecco, mi interessava vedere, esatto, polvere scioccante, vabbè. Non so se ne sia valsa la pena. Avevamo visto tutto, mi pare. Madonna, sta cosa degli incontri casuali che ti fanno maledire l'idea di fare un'esplorazione di troppo e non la fai. Non so cosa pensare. È irrepellente, davvero. Dobbiamo tornare al piano terra, dove c'era quell'altra direzione che non avevo percorso.
e comunque sono nella reale certezza che non... non è un'esplorazione. C'è anche il discorso di essere in live che mi scoccia mettermi a cazzeggiare così. Credo che non ci sia. Dopo ci guardo. Un'occhiata alle opzioni non ci costa nulla. E magari c'è. Magari c'è. Vediamo. Impostazioni. Grafiche. Volume. Controller. Tastiera. Mouse. Neck. Direi che no. Tutorial. Schermata del titolo. No. Status. Questo è il nostro. Ah, i forzieri viola, quindi sono a portata soltanto di Therion. Quindi... non ho capito cosa è scritto, The Vale Motival. Cos'è i cercherei gli altri? Allora, innanzitutto facciamo un save. Vediamo. Gli altri PG? Non so se fare una one shot o qualcosa di più con questo gioco. È simpatico. Però rischia di essere un po' piatta come esperienza. Credo che sia di qua che non sono salito, ma sto dicendo una cazzata. Ah no, vedete, ma uno scrigno. Nettare curativo, ma meglio di niente. Questo è un esistono i muri invisibili o cose del genere? No. Esistono gli incontri casuali. È uno di quei giochi che se avessi veramente 16 anni, fossi al liceo, non avessi un cazzo da fare, mi ci chiuderei probabilmente. Non faccio fatica a pensare veramente di affrontarlo. Non saprei. Ah, gli altri punti deboli dei nemici. Ah, graficamente carino, le musiche sono belle. Il sistema di combattimento mi sembra veramente divertente. Gli incontri casuali nel lungo periodo sono davvero un problema. Il problema adesso con i punti deboli è che io ho solo tre tipologie di attacco, quindi... in realtà, tipo, io a questo non posso andare a cercare gli altri punti deboli perché non ho altri modi di attaccare. Oddio, avrei i consumabili per vedere gli altri elementi, ma non è che mi interessa. Cioè, consumare i consumabili per questo tizio qua non me ne può fregare. Ho capito, Duman. C'è la fuga che però sappiamo, cioè, che ci sta, per carità, meglio che niente. Però comunque è un continuo spezzarsi e vai a passare attraverso sequenze... Però c'è da dire che c'è la vita fuori dai dungeon, nel senso qui noi siamo su un dungeon, ma insomma anche tipo uscire, cosa che ho appena fatto, e pensare ad andare avanti. Quindi adesso vado avanti. Siamo grossi. Non messi benissimo, ma non importa adesso. Confido di tenere botta. Salvotto in città. Forse li trovi con altri PG. È da dire se si torna negli stessi posti con PG diversi. Io non ne ho la più pallida. Non so se queste sono aree legate a un solo personaggio o se ci si torni anche con gli altri. Se magari a un certo punto tipicamente si sblocchi l'andare dove si vuole, con chi si vuole. Comunque qua sopra la faccenda si è aperta. Konnichiwa. Konnichiwa. E quindi possiamo andare avanti. Cutscene. Ah no, i nostri due committenti. Signor Therion, aspetti qua. È già love story. Che cosa c'è? Lei è così undura, io sono così ipersensibile, in modo del tutto ingiustificato dal fatto che non ci siamo mai visti prima.
Volevo assistere alla sua partenza. Si sta mettendo in viaggio per mio conto. Assiste. È la psicologia di una che ha organizzato una roba del genere. Lui se vero, ma in fondo giusto. Esattamente. C'è qualcosa che devi sapere. Come ricorderai, io stesso ho recuperato la pietra blu, la cosiddetta dragonite di zaffiro. La rubino, la oro e la smeraldo. Ciascuna deve il nome al suo colore. Ok. Da dove iniziare le ricerche? Un erudito di alta corte sta conducendo degli studi sulla dragonite di Rubino. L'erudito era uno dei personaggi, quelli selezionabili all'inizio, alta corte. Ok, alta corte. Signor Therion, un bacio prima di andare. La prego, sia prudente. Ho detto qualcosa di inopportuno? Non credevo che un uomo con i miei talenti potesse lavorare per qualcuno come... Non importa. Riavrà le sue pietre, deve solo fidarsi del mio istinto da ladro. Di ladro. Ok. E così Therion si mette in viaggio per compiere la missione che gli è stata imposta. Recuperare le tre pietre di dragonite del casato di Ravus. Per affrancarsi dal marchio di infamia che porta sul braccio. Non può immaginare, tuttavia, il destino che lo attende. Ciao Kerosene, achievement, in viaggio libertà. A Orsterra ti attendono altri 7 compagni. Perché non provi a cercarli? Insieme potrete sconfiggere qualunque avversario. Non c'è dubbio. Quindi siamo... Io ho solo la possibilità di dezoomare. Adesso capirò come si fa. Ok, subito. Cutscene immediata. E chi sei? Tempo fa ho subito l'attacco di un mostro e sono rimasto ferito a una gamba. Ora avverto un dolore insopportabile a ogni passo. Non avresti del nettare curativo da offrirmi? Sembra... Non può essere derubato. Aspettate un secondo, voilà. Stiamo tranquilli. Nettare curativo. Mi puzza. E ha, voi non lo vedete in mappa, indicato come side quest. Facciamolo. Tieni il nettare curativo. Ok. Ti ringrazio. Grazie. Mi chiamo Kit. Ricerca mio padre. Ok. Anche tu sei in viaggio? Sì. Perché no, Kit? Ricorda di agire con prudenza. Vedrai che il tuo viaggio sarà foriero di soddisfazioni. Troverai persone bisognose del tuo intervento per le side quest. Diversi modi per risolverli. Ok. Hai ottenuto 1500. E la storia di Kit il viandante. Ok, chiaramente tutorialoso. Subito incontri casuali. Ok, non me l'aspettavo. Proviamo lo spadone. Se si trova una debolezza con lo spadone è sempre la cosa migliore. Mazzate vere. Sentite, proviamo a sopravvivere. Vediamo se troviamo anche un'altra debolezza. Risposta è no, però tanti punti vita per noi. A vuoto, molto bene. Aia, basta. Vabbè, non troppi danni. No, ho sbagliato. Ok. No, andava bene. Vai. Placcaggio, questi sono tanti danni. Dominato.
Avrei fatto meglio a caricare, ho sbagliato. Ikuzo. Ancora una volta sbaglio. Ikuzo. Lasciamo respiro. Ora dovrebbe morire. Ok. Owarida. Kita è morta. Rubagli la gamba. Ha fatto male non leggere. E non l'ho visto il documentario San Patrignano di Netflix, me ne hanno parlato molto male, quindi ho veramente poca voglia, sinceramente. Anche perché non ho fatto un'opinione negativa di San Patrignano, tutto il contrario, quindi so che è stato fatto molto di parte in questo senso. Allora, io sono uno che quando al supermercato trova i prodotti di San Patrignano, li compra e molto volentieri. E tra l'altro sono sempre prodotti che vi consiglio di comprare, dalla pancetta al vino, non sto scherzando, perché sono di qualità. Comunque sia, facciamo un save. Molto bene. Però io vorrei mappizzare. Qui c'è un bivio. Quindi a questo genere di impostazione noi vediamo che andando giù... Allora, c'è stato suggerito di andare, se non ho capito male, in alto a sinistra. Aspettate. Tipo c'è un cartello, tipo... Grammasso, valico del muso. Cioè io andrei dritto di mappa. Beh, in questo senso c'è molta libertà. Lì c'è Alfin. Io credo che il nostro amico, me lo fa vedere, sia Cyrus comunque, quello lì a destra. Livello consigliato. Ah, per un attimo appare la scritta livello consigliato, livello 5. Quindi andiamo a fare tutte delle quest, in poche parole. Ah, sì, ok. Ma se noi ci disinteressassimo, andassimo a sud-est? O a nord-est? Forse non è la cosa più intelligente da fare. Tra l'altro come ci vado a sud? Non lo so. Grazie Ronald Negan. Grazie dei 6 mesi. Sì, è un po' mono. Cioè, ha tante cose belline, tra cui a me il combattimento piace. Però sa sta palla degli incontri casuali, del fatto che di trama... pretestuosino. Però becchiamo sempre sta debolezza allo spadone, che è una cosa che ci riempie di gioia. Però questo si indebolisce, quindi ci vogliono 2 attacchi per dominarlo. Potrebbe non essere semplice buttarlo giù. Vediamo. Ok, in realtà, come sempre. Devo riguardare la mappa perché sono momenti in realtà di grandi ed importanti decisioni. Mi incuriosisce questo fatto che il disegno ci presenti un andare giù. Ma in realtà non sembra. Comunque vado a sinistra, ciao belli. Si poteva andare a nord e io invece vado a est. Che tra l'altro c'è anche scritto che cosa stiamo andando a fare. Aspettate. Dai, dimmelo. Grammasso. Aspetta. Valico di Grammasso sud verso Rivoletto. Vado a sud verso Rivoletto, ragazzi. Che il caso governi le mie azioni. Però. Adesso qua è chiaro cosa dobbiamo fare, forse. Aia, basta. Dove mi chiedo? Finalmente. E non è morto, maledizione. Tu sì. Quante botte da sti tizi. Ok. Ah, guardate che scrigno meraviglioso! Lassù, in alto! Ma io non capisco se qua posso scendere, maledizione, solo che... Maledetti incontri casuali. Hai paura di passeggiare, di cazzeggiare, cosa fondamentale, perché non vuoi farti ste bazze. Purtroppo, ragazzi, non si scappa da questo. Ok.
26%, niente. Ci ho provato così, tanto per... Vediamolo da dominato, come va? Dai, regalamelo, PD. Sì, sono d'accordo, Gabri. Sono d'accordo, repellenti non ne abbiamo. Oliva della vita. Ah, ma secondo me il giusto bilancio sarebbe avere dei mostri che tu puoi decidere di affrontare o meno, e magari in qualche volta sei costretto alla Chrono Trigger. L'incontro casuale è veramente sempre una merda. Io faccio fatica davvero a pensare a situazioni e ipotesi in cui possa essere qualcosa di gradevole per un videogiocatore, sinceramente. Come il grinding in generale. Fatemi mappizzare un secondo. Vedete, ci siamo mossi in questa direzione. Andando a destra dovremmo tornare a Grammasso. In teoria non ci interessa, ma potrebbe essere un percorso diverso dal solito. E a sinistra, novità, non di trama, non di rette, perché comunque noi dovremmo... In realtà dovevamo andare a nord, però Alfin, ad esempio, è lì giù. Mi incuriosisce proprio andare a destra per capire se davvero ci si ricollega. Sdeng, incontro casuale. Sbabin. Beccate un altro. Fai quello che devi. Ok, questo l'abbiamo fatto imperfect. Molto bene. Facciamo un'esplorazione qui. Sembra esserci qualcosa. È gradevole girare, camminare qua, però. Sono di quei giochi che mi scoccia che abbia un difetto di questo genere, perché in realtà è estremamente divertente come gameplay e sarebbe bello pimparsi di brutto. Chissà che robe fighissime si riescono a fare, chissà che nemici, te lo fa pensare, c'è poco da dire. Sarebbe proprio carino. Poi sappiamo già da recensioni, sappiamo già che le 8 storie non si intrecciano fra loro. E questo è un grasso e grosso difetto. E io avevo visto una bazzina lì e non l'ho presa, sono stato scemo io, adesso devo tornare e non ci si arriva. Cazzarola. Avrei fatto bene ad arretta al gioco, andare a nord e fare le cose da fare, anziché mettermi a cazzeggiare qua. Molto bene. Ah, peccato. Avete ragione. Adesso questo lo ammazzo, però avete ragione. Usiamo fuga. Usiamo fuga, avete ragione. Avete ragione. Usiamolo, anche se comunque non risolve il problema, usiamolo. Adesso lo usiamo di tutto. Va bene, livellato. Grinding! Ok, scendiamo.
Che bella la grafica però, eh? E guardate come qui a destra c'è palesemente qualcosa. Caverne del Carcame. Ho un bad feeling. Cosa diceva Sabaku? Che questo è un gioco che ti mette facilmente a contatto con roba troppo forte per te fin dall'inizio. Ho un bad feeling. Se qua ci sono incontri casuali, voglio farli vicino all'uscita. Davvero? No! Maledetto zio. La prendo come una boss fight. Condor reale e pulcino brulicante, maledetto. Indebolito. 170. Ciao ragazzi. Ciao. Bene, 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 bene. Molto, molto bene. Molto bene. Le caverne del Carcame potrebbero essere un posto un po' peso da affrontare, mi hanno detto. Però vedete, insomma, grazie Sugar Atletico, grazie mille dei 5 mesi. Sono quelle cose che in un gioco sono affascinanti. Tu sai che lì a sud ci sono le caverne e appena ci vuoi tornare, no? Perché dominato? Sei una versione un po' più forte? Si pimpano assieme a me i nemici. Altra cosa che non mi fa impazzire. Va bene. Dobbiamo risalire. Non siamo in grado di affrontare le caverne. Comunque avete visto c'era l'autosave in questo gioco estremamente generoso. Adesso fuggo. Tendo a dimenticarlo, scusa. Questo è spiacevole. Ci ho provato due volte, sai mai che si possa. Questo è un palo in cu. Quindi c'è un RNG, diciamo, per fuggire. Questo genere di incontro me lo poteva proprio far scappare, eh. Un po' le catacombe, sì, Citu, veramente. Drop. Un'erba matta. Forse è la prima volta che troviamo un oggetto da un combattimento. No, ho sbagliato strada. Questo è un incontro casuale in più. Ah, in primissimo piano. Sembrava di vedere, allora, vedete che l'avevo skippato. Vuoi non prendere una prugnola spirituale? Beh, mostro nuovo, oddio. Mostro nuovo, diamogli credito. A vuoto. Classicissimo, JRPG, anche questo. Questo è un mostro super figo bonus che ti darà delle bazzine. E che non siamo in grado di fare nostro. Palesemente l'abbiamo mancato malamente. Probabilmente è una tipologia di mostro che dovresti far fuori con un colpo o qualcosa del genere, o stordire o cose simili. Qua abbiamo un altro screen. Chissà se mi fai fuggire da questo incontro o se ritieni che sia veramente fondamentale che io lo faccia. Fuga riuscita. Achievement, guardingo. Pietranima del vento. Bene. È il consumabile che ci fa fare la magia del vento. In ogni caso, non esiste la strada andare a destra, o non la sto vedendo io? Quindi non è vero di mappa che c'è quel collegamento che viene mostrato lì per tornare a Grammasso. Cioè, non trovo modo di andare a destra. Oh, yes. È comunque lentissimo fuggire. Ah, probabilmente, scemo io, probabilmente il modo di farlo è la grotta che ci ha corcato di mazzate. Va bene, guys, facciamo il save. Direi che possiamo finire qui questa live in cui abbiamo... Beh, almeno io personalmente ho conosciuto questo gioco.
peccato, molto peccato per gli incontri casuali. Tenderei sì, direi one shot confermata, a meno che non mi diciate che proprio morite dalla voglia di rivederlo, ma tende ad essere un po' piattino. Cioè non vale la pena, magari me lo gioco, per carità, è un gioco che da soli può anche forse essere intrattenente, non lo so. Però non, secondo me non vale la pena portarlo in live, men che meno farci una serie, non, una cosa fatta di lungaggini infinite. A livello 37 diventa bello, magari è vero, magari è vero. Non è male, però è un po' troppo gioco d'altri tempi. Ci sono diverse trovate utili da un punto di vista della qualità della vita, ma ne mancano altre fondamentali. Diciamo che dovrebbero fare questo. Innanzitutto curarlo di più da un punto di vista delle trame, sappiamo che non si legano e che questo è un peccato, eccetera. Ma soprattutto dovrebbero togliere gli incontri casuali, mettere tutte quelle bazzine che nel remake, nel remastered lì di Final Fantasy X tu hai opzionali, implementarle, e allora hai il JRPG a turni oggi godibile. Se no, un po' troppo classico, ma non in senso positivo. Non, magari c'è una mod, d'altra parte sono su PC, sono su Steam. Non si sa mai. Ma no, non è che cerco il JRPG definitivo. Si studia un po' quello che c'è in giro, e questo era un gioco che mi ispirava. Credo di avergli mollato anche parecchi euro, ma non preferisco non pensarci. Bene ragazzuoli, vi ringrazio. Ci vediamo mercoledì con Night in the Woods, e quella invece salvo... Non lo so, vedremo poi. Salvo disastri, credo che sarà una serie, perché è un gioco narrativo che parla, se non ho letto male dalle recensioni su Steam, di salute mentale o cose di questo genere. Dovrebbe essere un gioco interessante. Quindi mercoledì Night in the Woods alle 15, giovedì sera Dragon Age e venerdì sera Final Fantasy X, come sempre. Per il resto vi ringrazio moltissimo per aver seguito, ragazzuoli. Vi auguro una buona serata, una buona cena. State bene, a presto.